Un risultato quasi scontato, era una partita difficile, no? Da vincere. Era scritto. Non c'erano le condizioni competitive che avrebbero consentito a uno schieramento comunque combinato di prevalere su Federica, anche perché le cose vanno costruite nel tempo e la battaglia andava arricchita di tutta una serie di temi. Noi abbiamo cercato di porre, ad esempio, sotto i riflettori un paio di questioni, dall'andamento demografico della regione devastante, che preannuncia un disastro economico e sociale, non solo demografico, a una crescita ventennale molto debole, perché manca tutto il settore del terziario avanzato, l'economia ad alta intensità di conoscenza. Attorno a queste questioni abbiamo cercato anche di indicare la strada, no? Innovazione, giovani soprattutto, imprese. Beh, questo è un lavoro che resta da fare. Senta, il terzo polo, quindi, anche se si fosse alleato con centro-sinistra, quindi con Morettuzzo, non sarebbe riuscito a dare quella carica in più. Sì, ma poi non avremmo avuto molto da condividere, perché se noi vogliamo le infrastrutture e i 5 Stelle no, se noi vogliamo la crescita e Morettuzzo la decrescita, felice, infelice, vediamo come capita, è evidente che ci dobbiamo concentrare sulle cose da fare, il nostro progetto è un'altra cosa. Infatti, fin dall'origine noi vogliamo costruire uno spazio alternativo ai due populismi. Il terzo polo, insomma, beh, siamo proprio all'inizio, quindi non si può dire niente, però insomma, è il fanalino di coda dei quattro candidati. Quale sarà il vostro apporto in Consiglio regionale superando il 4%? Ah beh, noi vogliamo mandare appunto una pattuglia che sia in grado di condizionare le scelte future sulla base appunto dei nostri principi, dei nostri valori. Noi siamo per la crescita, non per la decrescita, e comunque costruire una formazione poi nel tempo che sia in grado di battersi per la modernizzazione della regione. Azione Italia Viva più Europa, ma leggevo proprio oggi che Renzi vuole prendersi un anno sabbatico, cioè delega la gestione del terzo polo a Calenda o si sta sfilando dal progetto? Chi può dirlo? Fin dall'inizio l'operazione era condivisa, dopodiché ci sarà naturalmente un'attribuzione di ruoli, immagino che saranno condivise.